amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video. Allora, mi faccio la mia mano sinistra e come avete visto dall'immagine di copertina è un French, un semplice French. Quando ti dicono oggi facciamo qualcosa di facile, facciamo un French, eccolo. Dunque, tutte e cinque le dita uguali, quindi questo video diciamo che è un po' inusuale per me, che tendo sempre a farmi un sacco di cose sulle unghie, però effettivamente in questo momento avevo voglia di provare ed esercitarmi con il muretto in acrilico. E avevo voglia di semplicità, diciamo così. E quindi ecco, ho deciso di fare questo. Mi sto applicando le tip, queste sono le Extend Stiletto di Beauty Space Nails. Le sto attaccando con la colla e quindi ecco, questo è quello che faccio. Dopo le vado a tagliare, le vado ad accorciare, vado a dare un po' la forma. E poi procediamo con appunto con tutta la struttura, eccetera. Allora, un paio di unghie, guardandole da una prospettiva, mi sono venute un po' storte. No, un paio di unghie no, solo l'indice. In genere non mi viene storto l'indice, ma siccome non ho posizionato la mano come devo fare di solito, invece di attaccarla così con la mano piegata. Siccome le mie dita sono storte, avrei dovuto attaccare come faccio sempre, girando la mano e guardandomela di fronte. Invece l'ho fatto così e giustamente si è attaccata storta. Quindi, mai cambiare la strada vecchia per la nuova, perché non so perché ogni tanto cambio, ma effettivamente non va bene. Ok, quindi le accorcio. Le do un po' di forma appunto rendendole mandorla e poi con il sanding bands vado ad abbassare un pochino lo scalino dell'attaccatura. Allora, ragazze, voglio dirvi una cosa. Non so se a qualcuna di voi è capitato che dopo aver attaccato le tip, limato, eccetera, eccetera, quando poi vai a spolverare e a pulire con il cleaner, dopo un po' le tip si crepano nel vero senso della parola. Siccome un paio di volte è successa anche a me questa cosa e una ragazza di voi mi ha scritto per chiedermi. Per farmi sapere che era successa questa cosa, come posso fare, che è successo, che cosa ho fatto. Ora non mi ricordo chi era di voi, se mi vuoi scrivere qua sotto, insomma ti ringrazio perché
ho notato e ho capito che praticamente non devo spruzzare il cleaner, devo andare semplicemente a togliere la polvere con lo spazzolino, solamente spazzolo energicamente per togliere bene tutta la polvere, ma non vado più a spruzzare con il cleaner su tutta la superficie, anche perché il cleaner l'abbiamo già spruzzato prima quando abbiamo preparato l'unghia naturale, quindi l'unghia è già pulita ed idratata. Qui adesso c'è solamente polvere che va via benissimo, tranquilla, polvere della TIP poi. Quindi semplicemente se vi accade questa cosa, è capitata anche a me, ho cercato di ragionare, di capire perché mi succedeva questa cosa e ho capito che è il cleaner. Ho capito che è il cleaner. Da quando non lo faccio più, non ho nessun tipo di problema, non si crepano più le tip, va tutto alla grande. Quindi se avete questo problema, fate in questo modo e vedrete che non vi accade più nulla. Dunque, ok, allora. Ho dato una passata di nail prep e adesso vado con il bonder. Questo è il bonder, non l'ultra bonder. Questo è il bonder. Mi vedete usare a volte delle cose, a volte delle altre, perché io sono sempre in cerca di sperimentare, come posso dire. Però in genere su tutte le altre persone, utilizzo l'Ultra Bond Primer come primer prima dell'acrilico. Va bene, allora qui sto appunto su tutte e cinque le unghie faremo un muretto, farò un bel muretto appunto con acrilico. Il pennello è il numero 10 di Beauty Space Nails Kolinsky, il monomero anche di Beauty Space Nails, e la polvere è un miscuglio che mi sono fatta. E quindi ecco, qui praticamente il procedimento è tutto quello, è tutto questo. Mi serviva, volevo assolutamente fare pratica perché anche io ho bisogno di fare pratica per velocizzarmi su alcune cose, eccetera, come tutti quanti. E quindi ecco, avevo voglia di French e di muretto soprattutto. Quindi adesso faccio tutte e cinque le dita in questo modo e ci vediamo più avanti quando devo andare a limare appunto la smile line.
Allora, per pulire bene il sorriso decido di utilizzare questa punta cono a punta, con la punta bella, insomma, bella affusolata. E praticamente è comodissima per fare questa cosa. E dunque qui la sto utilizzando, vedete che sto facendo tutto il lato destro di tutte le dita tranne il pollice perché era ancora fresco, ancora non si era asciugato, quindi era ancora morbido il prodotto, e sto facendo tutto il lato destro con i giri della fresa in avanti, poi spengo la fresa, metto i giri a sinistra in reverse, così non mi scappa la fresa, no? E faccio quest'altro lato. È comodissimo fare questo passaggio con questo tipo, con una punta conica maggiormente. Con una punta conica questa è comoda perché ha la punta bella bella stretta e quindi ti va a finire proprio nel punto dell'incastro, nei punti A e B, si infila proprio bene bene là dentro e tu praticamente basta solamente che la appoggi e lei fa tutto quanto. Faccio diciamo solamente i laterali con questa punta, diciamo la punta del letto ungueale non la sto facendo perché comunque dopo vado a limare di nuovo con la lima, ma facendo questo passaggio e creandoti bene la scanalatura già con la fresa, poi con la lima è un attimo, vedi? È proprio un attimo, quindi praticamente è molto facile, devo dire che è molto facile con questa punta. Questa punta, come le altre che mi vedete usare, le carbide, le ho io, e giù nell'info box c'è la mia email e se volete avere informazioni mi mandate una mail senza impegno, io vi rispondo tranquillamente. Quindi fatto questo appunto su tutte e cinque le dita, adesso quando finisco le quattro il pollice ha finito la sua polimerizzazione, quindi posso andare a fare la stessa cosa che ho fatto nelle altre dita. Allora, spolverato anche qui bene bene solamente con lo spazzolino, con il pennello umido di monomero vado diciamo a pulire e a inumidire, scusate, non lo so, non mi veniva, inumidire appunto la parte e, così si attacca meglio quello che vado a mettere sopra. Questo rosso è un rosso che anche qui mi sono fatta io, ho aggiunto una polvere glitter rossa ad una polvere colorata rossa, insomma ho fatto un po' miscuglio. E, era il 21 dicembre quando mi sono fatta queste unghie e quindi sono natalizie, vuoi o non vuoi sono natalizie. Quindi adesso quello che faccio è posizionare appunto il prodotto in tutta la zona trasparente, in tutta la zona della punta, vado ad alzare appunto questo prodotto, vado a mettere la quantità necessaria di questo prodotto, di questo rosso, perché questa è tutta la mia struttura, non andrò ad incapsulare, vado a limare direttamente, quindi questo rosso mi serve proprio per crearmi la struttura e la forza in punta. Quindi lo alzo un pochino, mi vedrete in alcuni momenti aggiungere magari solo da un lato, insomma dove sento che ho bisogno aggiungo
E ovviamente il letto ungueale si sporca, diventa tutto un macello, diventa tutto rosso, ma poi la cosa bella è quando passi la fresa sopra la struttura, si pulisce tutto quanto e ti rimane questa bellissima smile line bella definita. Quindi anche qui il passaggio che faccio è uguale per tutte e cinque le dita. Questo video forse può essere un po' monotono perché non è tutto uguale, voglio dire, è tutto uguale, però può essere interessante anche il fatto che sia tutto uguale. Ok, allora il pennello, mi raccomando, pulitelo sempre. Ovviamente la tovaglietta, vedete, si sporca, è un colore, quindi c'è pigmento colorato. Ovviamente la tovaglietta si sporca, ovviamente il monomero anche un pochino si sporca. Però ecco, importante andare a pulire sempre sempre il pennello. Non lasciate appiccicare il prodotto alle setole, non lasciatelo troppo tempo asciutto questo pennello, perché poi si polimerizza e rimane incastrato nelle setole.
Ok, allora ecco la parte satisfying di tutto questo lavoro ed è appunto questa, andare a pulire per bene la smile line in modo che esca bene tutto questo French. E è bello, il French è sempre bello, assolutamente non morirà mai, è bellissimo, assolutamente sì. Ok, allora qui adesso c'è tutta una bella fase di limatura che ho lasciato tutta quanta, anche questa, e accelerata ovviamente perché insomma forse mi sembra troppo, però ecco anche qui praticamente la comodità, la bellezza di fare questo in struttura è che una volta che hai limato hai finito, poi se vuoi andare a decorare eccetera eccetera, insomma quello poi ognuno vede quello che vuole fare, ma altrimenti metti il sigillante come ho fatto io, sigilli, chiudi e il lavoro è terminato. Quando si prende la mano, quando si prende la mano a fare questa cosa è abbastanza veloce, è anche abbastanza veloce. Comunque, anche qui punta extra fine carbide di sicurezza per andare appunto a fare questo passaggio. È sempre lei la punta che utilizzo per il passaggio di limatura, di struttura, diciamo così. E quindi ecco, qui si vede benissimo. Qui si vede proprio bene quando pulisco per bene. Il prodotto in punta, la quantità di prodotto in punta nella zona del French ci deve essere qui, perché se no immaginatevi che metti un prodotto sottile sottile, non sono andata ad incapsulare, e se lo metto troppo sottile praticamente poi si spezza e invece mi deve dare tutta la forza, tutta la struttura deve essere tutta una forza, come dire. Va bene, andiamo avanti e poi giustamente c'è anche la parte con la lima, perché quella non la lascerò mai. Ma voi immaginatevi fare questo con la lima? No, questo con la lima, questo passaggio con la lima, no, no, non ci penso proprio. Non ci penso proprio a farlo. È troppo lungo. E poi l'acrilico è veramente duro, è veramente duro. Lima, grana 100, anche 80 in alcuni casi, perché no? E poi va bene, continuo con le mie solite fasi della limatura.
Ok, allora ho passato il sanding bands su tutta la superficie per fare quello che fa il buffer, l'ho fatto con il sanding bands. Adesso sto andando a sigillare, a lucidare. La mia intenzione era quella di la sera o il giorno dopo fare qualche decorazione su queste unghie, eccetera, eccetera. Invece poi non è stato così e quindi non ho avuto più tempo. Quando avevo un attimo di tempo non avevo voglia e quindi alla fine sono rimaste così e vi devo dire che non mi sono dispiaciute. Oggi è il 6 gennaio, quando sto registrando questo audio, ce le ho ancora addosso e devo dire che comunque non mi hanno stancato. Il French non mi stanca veramente mai. Il pollice lo faccio da solo e lo mando in lampada. È il primo dito che faccio sugli altri e su me stessa. Lo mando in lampada così sta bello dritto in lampada da solo e poi vado a sigillare appunto tutte le altre. E niente, il lavoro è finito, il video è finito e il risultato finale è questo. Ripeto, volevo fare un fiocco di neve, un effetto zucchero, una qualche cosa, due brillocchetti, eccetera, eccetera. Invece alla fine sono rimaste così e va bene che è andata così. Ok, allora questo è il risultato finale. Spero che vi sia piaciuto, interessato questo video, che vi abbia intrattenuto. Regalami un bel like, iscriviti al canale se sei qui per caso e non ti eri accorta di me. E vi mando un bacio grande grande, grazie per stare qui con me. Nei commenti mettiamo qualcosa di rosso, un emoji rossa, un cuore, quello che volete voi. E ci vediamo in giro per i social. Ciao!